Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale della coppia che scoppia vlog, giusto? L'ho detto bene? Brava, bravissimo. Grazie. Quest'oggi è un appuntamento meraviglioso perché prenderemo per il culo Alice e le sue foto, sì. Dove era una giovincella molto swag. Poi lo facciamo sulle mie foto. Io ero un caso, io vi dico solo che andavo a ballare in discoteca con la Dolce Vita, quindi immaginatevi, no, immaginatevi la Dolce Vita con le maniche lunghe, il collo alto e sopra la canotta da muratore. E aspetta, e come contorno avevo la collanazza di perle, capelli, avevo qua la frangia abbassata piena di gel e qua sopra. E adesso invece vedremo le foto di Alice. Ho già paura. Dai, 2003, dai. Fuerteventura. Fuerteventura, attenzione. Ah, qua era brutta già. Questa è una paella. Sì, vediamo un po'. Questa sono io. Ah, bella. Non si vede molto bene, però comunque, dai. Hai la testa più grande del corpo, è vero? Ma non è vero, ma sei cattivo. No, perché sembri più grande nella testa, però nel corpo sembri più piccola. Perché avevo tanto cervello una volta, adesso poi col tempo... No, infatti poi ti è cresciuto tutto il corpo, però la testa è rimasta uguale, perché il suo cervello non si è sviluppato. Infatti. No! Oh, madonna! Orribile! Mi sta chiamando Rape. Ora che c'è il ciclist tutto qua. Comunque la mia frangia era molto no, sexy. No, comunque devo dire una cosa, i capelli erano veramente orribili. Erano veramente orribili, così corti. Orecchia sventola, guarda. Oh mamma. Oh mio Dio. Allora qua potete vedere, non ci credo. Qua potete ammirare un esemplare di Alice che si sta già rompendo le scatole e già sta dicendo dai, come fa tuttora a 22 anni. Tra l'altro bella quella tenda che hai come reggiseno. Oh guarda che carina che sono qui. Qua non si può dire niente, storti. È troppo tenera. I piedi storti, scusa, guarda. Qua Alice si stava lamentando del troppo dolore. Perché? Dovete capire, Alice ha sempre male a qualcosa. O non male è vero, di testa, sei bugiardo. O male ai denti, o male alla schiena, o male alle ginocchia, male al piede. Non è vero, piede. Qua mi lamentavo forse per la sabbia negli occhi, che è diverso. Questa, ragazzi, è un esemplare di Alice che prende il sole. Fai lo zoom. Guarda che fiera, Alice. Guardate che denti! Non si. Allora ragazzi, papà castoro. Mamma mia, era orribile. Ah, voglio dominalazzi, guarda che roba. E quelli li hai persi, devo dire. Quelli li ho persi. Ah, ragazzi, ma... mi passava un tir in mezzo ai denti. La ferrovia. Sì, però i denti storti sempre, eh? No, eri troppo bella. Però guarda che denti. No, eri troppo bella. Mamma mia quanto sei bella. Tu sei sempre stata bella. Qua è meravigliosa. Dai, qua sei bellissima. Sì, qua sono bella, però... Cioè, se fossi qua, ti abbraccerei. Guarda che piccolina che sei. Allora, questa... questa è una foto che lei ha fatto pensando a me e dicendo ehi tu, tu, mio futuro ragazzo che guarderai questa foto, sei in trappola. Lei ha già previsto tutto. Non hai scampo. Non hai scampo. Questo costume lo adoravo. Mi faceva impazzire, era il mio preferito. Volevo sempre mettere questo. E guardano le sue manine. Vedi che ce le sono. Amore, i sandalini li hai visti? Vedi che ce le sono provute. Allora, comunque, i pantaloncini sono da denuncia, Pinocchietto. Mi sono proprio da denunciare. Mi piaceva un sacco quella maglia. Perché avevo il fiocchetto qua di lato e mi sentivo una figa perché avevo la spalla scoperta. Spalla scoperta. Maiorca, dai, una di Maiorca la guardiamo, ti prego. Amore. Un attimo di debolezza. Ma guardate la fierezza! Che bella che sei, mamma mia! Cosa c'è? Sei cresciuta un po' male comunque, sei un po' stupidina, eh! Guarda con cosa giocavamo a dama! Ma perché giocava a dama con gli smalti? Perché chi vinceva se li mangiava tutti! Ah, se tu mangiavi una pedina te la mangiavi! Bellissimo! Questa è la faccia di una che ha mangiato troppi Smarties. Questa è la faccia come per dire cosa guardi, oh? Che vuoi? Qua è arrivato il momento in cui Alice iniziava a sembrare un topolino. Ciao. Buonasera. Ciao. Come stai? Ciao. Salutala. Ciao. Non so cosa dire, ma poi che espressione è? Ma perché c'era la luce del sole, mi dava fastidio. Giustamente ti fai una foto. No, io vorrei far vedere a tutti questa. Qua era ancora carina, dai. Sì, a parte i denti, comunque ero molto fiera del mio biglietto con Titti. Oh, ero fiera. Eccomi qua. Oddio, ragazzi. Dai, ma che capelli, però io
Adesso voglio parlare con Rosella, con le mie foto. No, Mirko, come no. Ecco qui che si... Allora, adesso tu mi devi... Alice, adesso tu mi devi spiegare. A parte che in viso è carina, cioè è una bella ragazza, però tu mi devi spiegare che cosa sono quelle cose che avevi nelle braccia. Se te lo dico, Mirko, gli scaldamuscoli. Ne avevo due paia. Ragazzi, allora, scaldamuscolo nero nelle braccia, scaldamuscolo viola nelle gambe, paperine, gonna. E sono quelle gonne tipo con i fronzoli che... Mamma mia, quelle che... Perché? Sono... Cioè, se questo è peggio di me con le mie collane a perle da Pop Killerino. Lo so. Inguardabile, inguardabile. Ma perché? Questo era il mio foto? Periodo no, mi sa, Perché facevi ste... No, ma poi tra l'altro, raga, in casa con il cappello di lana, la sciarpa e però le maniche corte. Gli scaldamuscoli nelle braccia. Scaldamuscoli nelle braccia. Ce ne sono alcune veramente imbarazzanti a Parigi. Tipo questa. Alice, avevo l'acne pesante. Tu sei bellissima, però mi devi spiegare come mai avevi un nido di uccelli in testa. Avete presente quelle parrucche che comprate che sono già con la frangia? Questa è una parrucca, ma tu eri pelata per caso, Scusami, guarda la maglia della Rams, guarda l'abbinamento. Ma la Rams 23, la Rams, quanto andava? Sì, io tutte le robe della Rams avevo. Oppure c'erano le Silver, era il periodo delle Silver, quello là. Sì, quando era appena uscita la Silver. Quando erano appena uscite, non sì. Il remake. No, ragazzi, mamma mia. No, e qua diciamo che l'occhiale non è dei migliori, però vabbè, il resto, il giubbotto... L'abbinamento anche qua di colori? Vabbè, comunque rossa, rosa, sì, capelli e occhiale. Ma perché mia madre non mi diceva niente che ero così brutta? No, il problema non è che era tua madre, il problema è che una volta c'era una moda bruttissima. No, Ali, scusami un attimo, ma che foto è questa? Non lo so. Allora, avevi l'occhio, ma ti aveva morso un calabrone? No, è il calazio, non so se sapete cos'è. Comunque calazzo? Si forma... Il calazio. Calazio. Si forma del grasso nella parte dell'occhio e quindi mi era venuta questa cosa, era orribile. Che carina. Come fai a dire che è carina? Sono di parte. Ma perché? Ma che foto non è? Non lo so. Questa era la foto con la sua best friends. Ora vi devi spiegare questa foto però. Perché io e lei ci eravamo comprate le scarpe uguali. Telefono e uguale. E anche lo stesso telefono, no? E quindi ci siamo... E quindi best friends forever. Sì, forever è un par di ciuffoli. E ho fatto i capelli biondi. Mamma mia, ragazzi. Ma perché? No, non stavo malissimo, dai. Eri orribile. Era appena tornata da scuola, guarda due qua. Ma che colore è? Ma sembra... Sai cosa sembra? Che sei rimasta dentro il forno e si sono bruciacchiati. Ma che cavolo dici? Erano belli. Ma raga, ma erano... Scrivete sotto nei commenti se erano belli quei capelli bruttissimi, dai. Eccomi qui con Elettra e mia madre. Elettra aveva un bellissimo colore dei capelli come il mio. No, Ali, però te lo dico onestamente, quei capelli non li fare mai più. Vincenzo, allora devi essere onesto. Quanto sono brutti questi capelli? Da 1 a 10. Da 1 a 10. No, amore! 10. L'onestà è tutto. Guarda che mi ero fatta con la matita per gli occhi questo tatuaggio. Era bella. Le foto, vabbè, in bagno tutti hanno passato un periodo in cui si facevano le foto in bagno. Anche la Ferragni le ha fatto. Quel colore di capelli penso che sia la cosa più brutta. Questo era il periodo di picnic, non so mamma se mia, lo ricordi. Picnic, imbarazzante. E io per lisciarmi la... Io mi lisciavo la pelle in tutte le foto. Però siccome questa è tutta puntinata si vede la differenza, nel senso che... Cioè, che stronza, tu l'hai fatto a te ma non a tua sorella. Esatto. Ma quanto sei stronza. Questi erano i tuoi capelli originali o quelli della parrucca? Non so distinguerlo, sai, forse erano più belli quelli della parrucca che i miei. Concordo. Poi qua era... Questo era il periodo Aladdin, dove faceva Jasmine. In realtà qua eravamo in un castello medievale lì in Austria e quindi io ho detto... Castello medievale, sembra la tua cameretta, guarda lì, questa è la porta. Sì, andiamo avanti. Qua avevo il pallino che voleva abbinare i vestiti con gli orecchini e le scarpe. Wow, carina. Madonna, cazzi. Non ti piace, amore? Ma non si può guardare questa foto, è orribile. Ma perché? Ma perché? Ma dammi una motivazione, valida. Capelli. Ma non devi dire dei capelli. Allora, i capelli fanno l'80% dell'aspetto fisico di una persona. Se tu hai capelli brutti, è infatti per quello che io mi farò il trapianto di capelli. Perché sono cesso. Oh, sì, perché qua stiamo arrivando alla mia tesi, al mio io ho sempre sostenuto che i capelli siano la cosa più importante dell'aspetto, una delle più importanti. Sì, è vero. Adesso, chissà come mai, appena ha dei capelli decenti è
una figa stratosferica. Va. Perché dai, in questa foto sei una figa stratosferica. Io vi lascerò un sondaggio e voi dovrete decidere se Alice è più bella con i capelli castani o questo colore qui che non pronuncio neanche. Castano. Quanto da 1 a 10? 9. Castana 9, e invece rossa? 5. Ma no! L'ha detto pure Vincenzo! Ragazzi, quindi votate o team rosso o team castano. Castano, tutto. Basta, mi sono. Ma smettila, dai, dobbiamo salutarmi. Sono offeso. Non ci parlo con le persone di colore rosso di capelli. Ah, ecco. Sono razzista sui capelli rossi. Quindi saluto io. Ragazzi, il video finisce qui. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Mirko saluta. Ma sei stupido? Gli sta bene? Così impari. La mia donna. Io neanche lo aiuto. Ciao. Se non votate castana, io. La coppia che scoppia vlog. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale.